Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno il feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Qualche ora fa, ragazzi, è uscito sul canale ufficiale di Pokémon un nuovissimo trailer dedicato a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Dopo la notizia della nuova forma di Lycanroc, finalmente Game Freak e Nintendo hanno deciso di far uscire un altro trailer con nuove informazioni riguardo ai nuovi giochi. Questo, ragazzi, è un parere a caldo, quindi domani arriveranno molto probabilmente i video in cui analizzerò un po' meglio il trailer. Detto ciò, il trailer per la verità non mostra chissà quante cose eclatanti, ma ci sono un sacco di immagini molto interessanti. Ad esempio, abbiamo la visione di nuovi luoghi, abbiamo nuove caverne, una struttura con Morel che sembra quasi una sorta di dojo lotta in stile parco lotta di Hoenn. Abbiamo un Rockruff che sembra seguirci e qui potrebbe anche darsi che solo determinati Pokémon possano essere accompagnanti rispetto all'allenatore, quindi magari come per esempio i parchi delle varie Sinnoh, oppure insomma quei luoghi lì in cui portare a spasso il Pokémon, aree ristrette nel quale far divertire il Pokémon, fargli raccogliere strumenti e robe del genere. Siccome uno dei problemi principali della possibilità di vedere dei Pokémon che ti accompagnavano era il fatto di caricare così tanti sprite 3D, forse in questo modo si potrebbe ovviare la situazione permettendo solo ad alcuni Pokémon di poterti seguire. Vediamo degli sprite overworld, anche degli starter molto belli, e la grafica sinceramente mi sembra anche un pochino migliorata. Abbiamo nuovi look per l'allenatore, qui ovviamente sono notizie di secondo piano. Forse quelle più importanti, oltre ovviamente alle varie strutture che andremo a analizzare meglio in un video futuro e al Pokémon che ti può seguire, ipotizzando quindi qualche funzione del tipo il Poké Io e Te o robe del genere che ti permette di passeggiare col tuo Pokémon per aumentare la felicità, ragazzi, l'altra notizia importante è che c'è un nuovo mistero ad Alola. Ci viene mostrata questa cartina qua, che sembra quasi una sorta di apocalisse. Alcuni l'hanno chiamata apocalisse, ma non sembra un'apocalisse, mi sembra quasi più un sole che tramonta e che illumina la regione. Abbiamo poi un varco che sembra ricordare quelli che c'erano anche nei remake di terza generazione, quindi dai quali uscivano Pokémon leggendari a destra e a manca, legato ad Upa, quindi insomma andremo ad analizzarlo meglio in futuro. Comunque raga, questo trailer sinceramente non mi ha entusiasmato moltissimo a prima vista, però forse analizzandolo potremo scoprire molte cose e questo avverrà domani sicuramente in un video. Fatemi sapere il vostro parere a caldo qui sotto in un commento. Io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto, se è così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati, per premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.